Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa sarà la recensione del Mac Mini M1, ma noi ci vediamo dopo la sigla. Per questa occasione ho allestito un setup completamente nuovo sulla mia nuova scrivania. Quindi andiamo a vedere questo setup e se per quanto mi riguarda è sufficiente per il lavoro che devo fare. La prima cosa, appunto, come avete detto dal titolo, il Mac Mini M1, che per quanto mi riguarda è una macchina ottima per fare contenuti, montaggi video e post-produzione delle foto. Il monitor che ho scelto per questa postazione non è un monitor che si trova in giro perché era un vecchio monitor che avevo in casa, perché tra poco prenderò un nuovo display, di cui ci farò sicuramente un video, che è il Huawei Mate View. Per quanto mi riguarda, bellissimo dal punto di vista estetico e super funzionale. Come lampada abbiamo la solita IKEA da 9,99 con all'interno la lampadina però della Xiaomi, che sono quelle di cui trovate anche un video sul canale qui in alto nelle schede o qui non mi ricordo esattamente dove, però ci ho portato anche un video sul canale. La cosa interessante di queste lampade è che si possono controllare a distanza sia il colore che tutte le varie impostazioni della lampada. Ma concentriamoci sul protagonista, quindi il Mac Mini con processore Apple Silicon M1. All'inizio ero un po' scettico quando 2 anni fa Apple ha presentato questi nuovi processori, quindi nel 2020. Questo Mac Mini, dal punto di vista estetico, per quanto mi riguarda, è bellissimo. Rispetto alle generazioni precedenti, di cui tra l'altro non ho avuto modo di provarle, ma dai render 3D online o dalle foto dei video online, per quanto mi riguarda questo, sia come colore che come effettivamente resa cromatica e del design, è molto molto meglio rispetto alle generazioni precedenti. Confrontando questo design col Mac Studio, per quanto mi riguarda, questo vince a mani basse. Il Mac Studio sembra praticamente 2 Mac Mini o 3, non so esattamente quando sia l'altezza, messi sopra. Per me è un po' bruttino da vedere e secondo me il Mac Mini è molto meglio. Parliamo di porte di questo Mac Mini. Ci sono due USB-C che sono a forma di Thunderbolt 4. C'è un HDMI grosso, un jack per le cuffie, una porta Ethernet a 1 gigabit, ma se volete potete aumentarla fino a 10 gigabit al secondo, che per quanto mi riguarda già 1 gigabit è sufficiente. Poi c'è la porta di alimentazione e due porte di tipo USB-A. Quali sono le porte che uso di più? Perché la maggior parte dei miei accessori sono USB. Per il monitor invece utilizzo un cavo HDMI normalissimo, che in realtà con un piccolo accrocchio si possono utilizzare più di un monitor con un dock che trovate in confezione, cioè dovete comprarvi a parte sul sito della Apple, e per quanto mi riguarda è davvero necessario se si vogliono collegare più di un monitor su questo Mac Mini M1. La potenza di questo Mac Mini M1 per quanto mi riguarda avanza, nel senso che con i miei video, con le mie produzioni non ho mai avuto problemi per quanto riguarda i rallentamenti su Final Cut o anche per esempio su DaVinci. Prima utilizzavo DaVinci Resolve, ma poi effettivamente capendo qual è la potenza del Mac ho comprato Final Cut e per quanto mi riguarda è velocissimo, affidabilissimo e ti monti video senza problemi e esportandoti nella metà del tempo che ci esporta DaVinci. Su questo Mac Mini non ho fatto prove estremamente stressanti perché sono i primi giorni che ho provato qualche file in 4K 120 oppure in 8K, me li gestiva senza problemi, ma poi in realtà nella vera esperienza d'uso, quindi con i miei video in Full HD, non l'ho provato più di tanto. L'unico video che effettivamente ha pesato davvero tanto è stato la recensione della 6300, cioè ne vale la pena nel 2022 della 6300, che quel video ha pesato davvero tantissimo, circa 25 giga di video. In realtà non proprio così, l'ho esportato in ProRes semplicemente perché volevo provare quanto era veloce. Io l'ho preso la versione base completamente, quindi con 8 GB di RAM e 256 di SSD, ma per quanto mi riguarda bastano e avanzano. Il sistema macOS, dopo 2 anni di Windows forzato perché avevo rotto il mio MacBook Air con i5, mi sembra che era, nel quale ci ho anche montato tra l'altro qualche video con iMovie, ma fanno un po' schifo. È davvero stata un'esperienza bellissima. Perché prima avevo un Mac Pro che è stato praticamente tra i Windows e usavo un po' il Mac Pro che avevo qua fisso a casa, che ho ancora e che è sotto la scrivania per Photoshop e se devo usare Premiere per le determinate funzioni, ce l'ho ancora lì, ma lo uso davvero poco.
L'esperienza, come vi dicevo, macOS per quanto mi riguarda è davvero pazzesca. Anche scaricando applicazioni molto pesanti come Asphalt 9 Legend o come Among Us, che non è molto pesante, però deve simularlo, quindi è un po' difficile da farlo. Non ho mai avuto nessun tipo di problema, soprattutto perché questo M1 riesce a gestire tranquillamente più applicazioni aperte. L'unica cosa con Final Cut, avendo 8 GB di RAM, già solo Final Cut gli occupa 6-7 GB, quindi se aprite anche Google Chrome esce una finestrella con scritto: guarda, stai usando troppi giga di RAM, chiudi qualcosa oppure il computer va a farsi benedire, insomma. Per quanto mi riguarda, dopo anche essendo uscito il Mac Studio, il Mac Mini rimane l'opzione perfetta per chi non ha troppe necessità, quindi non deve fare file 8K, robe stranissime. Per file 4K 30 fps o volendo anche 4K 60, questo computer non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Ovviamente sono file che io non utilizzo praticamente mai, ma è solo stato un test per vedere quanto questo computer si riusciva a spingere in relazione al suo prezzo, perché parliamo di un computer che costa meno di 1000 euro e per quanto mi riguarda vale ogni centesimo. Per quella che è l'esportazione invece dei video, anche lì non ci sono stati nessun tipo di problema. Gli ultimi 3 video li ho esportati in ProRes per proprio estressare davvero tantissimo la macchina. Sono stati 3 video che sono pesati circa 100 giga tutti e tre, quindi capite che non ne valsa la pena assolutamente. Però per vedere effettivamente stressando la macchina quanti minuti ci metteva in più, effettivamente almeno il doppio in più ci ha messo, ma il file erano dai 700 mega di partenza ai 30 giga di ProRes. Per quanto mi riguarda non aveva senso esportarlo così, però ho provato a farlo e adesso ho dei file dentro il computer che pesano un bordello. Parlando adesso dell'argomento secondo me più succulento, più succoso di questo computer, ossia questo processore che permette di simulare le applicazioni dell'iPad e dell'iPhone sul Mac. Ovviamente questa cosa funziona, certamente funziona molto bene per quanto mi riguarda, ma non ha ancora tutte le applicazioni di appunto dell'iPad e dell'iPhone sul Mac. Per quanto mi riguarda non è un problema perché effettivamente le applicazioni che devo utilizzare io, quindi Cyrus Link, Asphalt 9 per giocare qualche volta e tra l'altro seguitemi su Twitch per vedere il live di Asphalt 9 Legend e anche tutte le altre applicazioni che possono essere tranquillamente giochi, tranquillamente tanti tipi di applicazioni funzionali o meno, per quanto mi riguarda è davvero una figata. Ovviamente in un futuro non troppo prossimo potrei riuscire a cambiarlo magari prendendo un MacBook Pro, un Mac Studio, non lo so ancora, vedremo come si evolverà questo computer che per adesso mi sta non dando tantissime soddisfazioni e per adesso io ve lo consiglio molto di più di quelli che potrebbero essere tutti i PC Windows, anche più grossi, anche più potenti sulla carta. Ma che per me questo computer li batte. Tutti. Dal primo all'ultimo. E se voi avete un computer sotto i 2000 euro PC che volete far competere con questo computer, potete scrivermi su Instagram o qui direttamente nei commenti per vedere effettivamente se questo computer può competere, ovviamente non nel gaming, ma nelle applicazioni che possono essere Final Cut, Premiere, DaVinci, insomma queste applicazioni che utilizzo io normalmente contro questo Mac Mini, che ricordiamoci pesa neanche un chilo. Quindi ragazzi, detto questo, spero che questo breve video, questa breve recensione vi sia piaciuta. Fatemelo sapere con un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su tutti i miei social network, quindi Instagram, Telegram, Twitch quando riesco e qua su YouTube. Detto questo, noi ci vediamo come al solito al prossimo video.